Sospensione. Eccoci qua. Io sono l'ombra, custode di luce. Per il potere del sole, mostrami la forza. Ho dimenticato una cosa. Ah beh, posso ancora cambiare, aspetta, meno male. Appare Dulan. Dovevo uno curarmi e due cambiamo Garrett e mettiamo questa squadra. Prima di tutto, noi siamo attaccanti. Garrett ha uno specifico ruolo in questa parte. Spero di essere pronto. Garrett deve bloccare il nemico e poi bloccarlo ancora, mentre voi siete qui per attaccare. Humus. Bloccato. Che bello vedere Dulan contro un Dulan. Vediamo quanto gli facciamo. Cacchio. Un pelo poco. Un pelo poco. Mi aspettavo di poterlo fare più male, onesto. Mi aspettavo in questi turni di fargli molto già più male. Vediamo noi quanto gli facciamo. Aia. Cavolo. È passato molto tempo da quando l'ho affrontato effettivamente. Vediamo quanto facciamo con colpo rapido, anche se non penso sia la soluzione migliore. Tu per il momento continua ad andare di Dulan, perché sono 400 punti di danno fissi perlomeno. Dobbiamo fare attenzione, 469. Che sicuramente non è poco. Ok. Cosa ha fatto? Ha cambiato tipo? Ha recuperato 200 HP. Vabbè. Sai che non penso ci sia nulla nelle psi energie che possiamo fare che potrebbe aiutarci. Quindi continuiamo ad attaccare, che è la soluzione migliore. Perché per questa battaglia in realtà c'è un metodo easy per vincere, ma mi pare troppo, mi pare veramente troppo, ovvero spammare le evocazioni fin dal primissimo turno. Il problema è che onestamente non, no, cioè no. Ah, cazzo mia. E lo usa anche lui Caronte, quanto ci fai? Poteva andare peggio. Come faccio a salvare la vita mia? Bella domanda. Mi sa che l'unica cosa che possiamo fare, per quanto brutto possa sembrare, è lasciarla morire e poi farla risuscitare. Purtroppo sì. Purtroppo sì, a questo giro ci tocca. Comunque noi, se aumentiamo l'attacco alla squadra, al momento risultiamo più utili che ad attaccare, visto che non abbiamo la sicurezza di poter fare tanto danno. Costrizione, niente più energia. Oh no. Ecco, guarda, lo sapevo. Guarda se non lo sapevo che eri un bastardo. Però se ci fa break, sì, noi perdiamo le statistiche, ma lui perde un turno d'attacco. Mia cacchio. Oh fuck. Vabbè che in realtà sto giro, finché riusciamo ad attaccare fisso con almeno due personaggi, riusciamo comunque a fare, secondo me, una buona quantità di danno. Ecco qui. Quanto ci fai che ci fa break subito? Ah, quella maledetta collisione. Quell'attacco comunque è figo. Ah, strano. Niente break a sto giro. Peggio per te. Allora, io purtroppo, essendo lento, sono l'ultimo del carro. Però sono comunque un'ottima distrazione per lui, perché se anche ci fa break, a questo giro abbiamo l'attacco aumentato. Se non ce lo fa, è tutto vantaggio per noi. Ecco qua, bravissima mia.
Mia purtroppo gli manca poco per creparci. Ed è morto l'unico che non doveva morire. Allora Mia, io vado all'attacco. Tu non hai resurrezione, vero? Sì, ce l'ha. Che culo. E tu ovviamente continua pure ad attaccare. Tulan, 624 per un'evocatrice. Sicuramente non è poco. Dai Felix, 1000 d'attacco. Ah, di nuovo Caronte. Vabbè, non importa, non importa. Chi è? Come? Ma è appena tornato in vita. Ma porca puttana. No! Tutti i Digin. No, cavolo. Senza i Digin lei non fa... Cavolo. Chi è il più veloce qui? 400, è sempre lei. Quindi, Sara, ti tocca riportare in vita Geco. Tiè. Non mi aspettavo insta-kill da Caronte. Morta, perseguita. Porca puttana. Oh, meglio in questo modo che in altri, per carità. Però tocca scambiare noi con Garrett. Garrett usa Ramsete, tu attacca e tu per questo turno linfa vitale. E mi sa che ti toccherà a te la linfa vitale dopo, Sara. Anzi, se mi muore in realtà mi è anche meglio. Mi è anche meglio perché così mi perde sia la persecuzione sia la morte, esatto. Aia Garrett. E guarda, è il meno dei problemi quello, Ecco qua. Allora, Garrett, tu scambiati di nuovo con noi. Quanti ce ne mancano? Tutti ancora. Allora, Garrett, fai a cambio con Jenna. Tesoro, tu inizi ad attaccare ora. E tu continui ad attaccare. Mia, parati per favore. Almeno fino al prossimo turno, fino a che non mi riprende tutte le abilità di cura per tutto il gruppo. Dovrebbe essere adesso la cosa, tra l'altro. No. Ah, cavolo. Riporta in vita almeno Sara, per favore, che così iniziano almeno i Digin a ricaricarsi. Purtroppo questo sapevo benissimo che sarebbe stato uno scontro difficile. Lo sapevo. Ah, Mia. E che palle sta maledizione, però. E di nuovo Caronte. Insta kill di tutta la squadra. Poteva andare peggio. Poteva andare peggio. Poteva piovere. Allora, Jenna, mi sa che ci tocca un turno di cure da parte di tutti. Sono un cretino perché non ho messo la pozione della nebbia all'unica che pensavo non gli sarebbe servita, ovvero a Mia. Visto che ce l'hai, vai di grande impatto. La pozione della nebbia la facciamo usare a Sara. Che poi in realtà Sara, Jenna e Mia gli basta una pozione della nebbia per ricaricarsi. È per Jenna e Geco, che in realtà ho sbagliato. Ho detto che Jenna si sarebbe ricaricata quando in realtà non è vero. Meglio averne fatte due. Costringimi pure quante volte vuoi, che tanto, voglio dire. Ok. Felix, gli si sono ricaricati alcuni dei Digin. A quanto sei, Felix? 815 di attacco, Il problema è Mia. Mia mi deve ricaricare. Quindi rimettiamo Felix, che così almeno andiamo di full attacco. Proverei con Inferno, ma non vorrei oggettivamente sprecare PS. Proviamo Zombie, vediamo quanto fa. Non penso che servirà molto. Però 81. Proprio sprecato questo turno. Se l'attaccavo fisico facevo di più. Facevo letteralmente di più se l'attaccavo fisico. No, Sara. Di nuovo morta. Vabbè, Mia. Mia, ti devi ricaricare il più in fretta possibile perché abbiamo bisogno della healer totale del gruppo. Anche se abbiamo anche Garrett noi che può curare, o sbaglio? A meno che... Cavolo, aspetta. Com'è messo Garrett con i Digin? Ah, lui ce li ha tutti, perfetto. Sara, mi spiace. Jenna, cosa della nebbia.
tu attacca, tu attacca e tu mega saluti tutti quanti. Spero di farcela, ma ho anche il dubbio che potremmo morire tutti quanti a un certo punto per qualche mio stupido errore. Meno male. Potremmo anche morire, purtroppo. Potremmo anche morire, ma dobbiamo tentarla tutta. Mega attributo ce l'hai ancora, quindi bloccalo. Almeno un attacco glielo togliamo. Almeno uno. Yes! Finalmente! Con uno solo morto. Me lo ricordavo totalmente peggio questo scontro, onesto. Me lo ricordavo totalmente peggio. Hai ottenuto Iris. 9 di Marte, 4 di Mercurio. Uno degli attacchi più forti di tutto il gioco. Già, onesto, onesto, me lo ricordavo molto peggio l'incontro. Chissà, forse sono stato bravo io a questo giro. Ma in realtà no. In realtà, se devo essere onesto, abbiamo fatto un po' schifo. Perché la giocata è stata buona, l'esecuzione un po' meno. Pensavo sarebbe stata molto più fluida. Soprattutto io mi ricordavo un'altra cosa. Garrett, o meglio, non è colpa sua, ma per Humus e Petra io mi ricordavo che lo bloccasse totalmente le sue azioni. E invece no. E invece l'ha bloccato solo per uno dei tre attacchi. Io me la faccio a ritroso solo per vedere se abbiamo lasciato qualcosa indietro. Me lo ricordavo davvero molto peggio Dulan come scontro. Sono abbastanza sicuro che a questo giro forse eravamo decisamente preparati per questo scontro. Uno scontro di cui sono sicuro che avrò veramente difficoltà. E a questo punto in realtà, ripensandoci però forse neanche troppo, sarà lo scontro nel capitolo del DS. Perché vi dico questo, che ne sono totalmente sicuro. Io nel capitolo del DS, quella è stata la mia battaglia più lunga che abbia mai fatto in un videogioco. Ve lo giuro, ci ho messo ore per riuscire a batterlo. E non capisco ad oggi se era colpa mia, che ero under level, se era, non lo so, difficile il boss, se era sbagliato il mio setup. Ad oggi non lo so. Ad oggi non lo so, perché non ho mai rifatto quello scontro. L'ultimo, quello opzionale, non il boss finale. Di quel boss sono sicuro che ci metterò molto. D'altra parte era la mia prima partita. D'altra parte era la mia prima partita. E potrebbe essere anche stata l'inesperienza a farmi sbagliare molte cose, sbagliare setup, sbagliare, che ne so, personaggi. Può essere tanti fattori. Però Dulan io me lo ricordo, oggettivamente, me lo ricordavo davvero più difficile. Mi ha sorpreso averlo battuto, non ti dico facile, ma comunque non così tanti turni ci abbiamo messo. Ed infine uscimmo anche da questo dungeon. Come vi dicevo, il demone folle ci dovrebbe droppare un oggetto. Dovrebbe, appunto. Il punto è che oggettivamente non mi va neanche di stare qui a farmarlo, perché tanto sarebbe puro completismo e niente più. Perché tanto livelli ce l'abbiamo, la squadra è a posto, tutti gli oggetti che mi servivano li abbiamo. L'unica cosa effettiva da fare che ci è rimasta sarebbe sistemare la squadra, se proprio volessimo essere pignoli. E onesto onesto, Jenna in questo modo non è neanche troppo efficace. La cosa migliore per lei sarebbe diventare o lei maestra e noi Chaos Lord, o metterla come Doma Belve e dare un po' di dignità a Ivan, porello.